Le storie di paura di Masha. Ciao amici! A tutti piace andare in bicicletta, vero? Ma a qualcuno invece no. Oggi vi racconterò una storia. Un'incredibile storia che parla di un bambino fifone e di una bicicletta. Tutti i bambini una volta all'anno festeggiano il loro compleanno con gli amici, i regali e la torta. E nessuno si preoccupa per questo, tranne Gosha, che era un po' agitato perché gli avevano promesso che per il suo compleanno avrebbe ricevuto una bicicletta. Ma a Gosha la bicicletta faceva davvero paura. Una volta immaginò di andare su quella che lui considerava un mostro a due ruote. La bicicletta correva da sola a tutta velocità, scuotendo il telaio di metallo. I pedali gli sfuggivano dai piedi e lui non riusciva né a rallentare né a frenare, finché ad un certo punto perse il controllo, sbatté contro un sasso e cadde a terra con tutto il suo peso. Si sbucciò le ginocchia e gli uscì anche un bel bernoccolo sulla fronte. E lì non c'era nessuno ad aiutare il povero Gosha, perché di solito era sua nonna a proteggerlo dai pericoli. Tesoro, non salire su quell'altalena, perché altrimenti rischi di cadere. Oh no, caro, non arrampicarti su quell'attrezzo, farai un brutto volo. Per carità, non toccare quel rastrello, o ti farai male. La nonna faceva del suo meglio per proteggere dai pericoli il suo nipotino Gosha. Ma c'era una cosa che nemmeno la nonna più attenta e premurosa del mondo poteva fare: salvare Gosha dall'incubo della bicicletta che correva da sola e che alla fine lo faceva sempre cadere per terra. Insomma, il bambino era sempre più nervoso e preoccupato per la bicicletta, al punto che iniziò a sognarla ogni notte. Pensate, una volta mentre stava dormendo nel suo lettino e la luna era appena spuntata in cielo in mezzo alle nuvole, bam! Una bici fantasma comparve in giardino. Gosha la vide avanzare piano sulle ruote fantasma, con i pedali spettrali che cigolavano, il campanello che suonava da solo e il fanale sul manubrio che lampeggiava. Perciò potete immaginare lo sgomento di Gosha quando purtroppo per lui arrivò il giorno del suo compleanno e tutte le sue paure diventarono all'improvviso realtà, perché ricevette veramente in regalo una bicicletta. Mentre la portava fuori a mano nel cortile, all'improvviso sentì una voce. Ehi, complimenti! Che bella bici! Era una voce che Gosha non conosceva, quindi si guardò in giro e si accorse che nel cortile c'era una simpatica ragazzina. Aveva il caschetto in testa, dei proteggigomiti sulle braccia e uno skateboard accanto ai piedi. Mi faresti fare un giro sulla tua bici? Chiese la bambina. E bam! In un batter d'occhio era già montata sulla bicicletta ed era volata via. Gosha si spaventò molto e cominciò a gridare. Bambina, stai attenta, rischi di cadere! Stai piano, ti farai male! Non correre! La bambina rideva e faceva tante stupende acrobazie su una ruota sola. Gosha la guardava incredulo e scoraggiato. Finalmente la bimba si fermò con una frenata brusca. Wow, che bella corsa! Ma scusa, non avevi paura? Non temevi di cadere per terra? Se invece di guardare le ruote guardi la strada davanti a te, non rischi di cadere. Su, forza, prova tu adesso. Non aver paura, starò vicino a te e ti terrò per il sellino. Così iniziarono a correre insieme nel cortile. Dapprima andarono con calma, ovviamente, ma poi sempre più forte. E sapete chi si spaventò moltissimo quel giorno per quelle acrobazie in bici? No, non Gosha, ma sua nonna. Passando davanti alla finestra, vide Gosha che correva in bici e iniziò a gridare e a disperarsi. Ma il bambino non sentì nulla e non solo continuò a correre sulla sua bicicletta, ma imparò anche ad usare lo skateboard. Che compleanno memorabile!
Insomma, cari amici, la morale della storia è questa. Non avete nulla da temere se imparate ad essere prudenti quando andate sui pattini a rotelle in bicicletta. Oh, e perfino sullo skateboard. Sono cose molto divertenti. E alla fine anche i grandi capiscono che non devono preoccuparsi troppo, perché mentre vi divertite fate anche del sano movimento. Ciao amici, eccomi qui con una nuova storia. Questa volta parleremo di un bambino che stava per cominciare una strana avventura. Ascoltate con attenzione e capirete che cosa incredibile stava per capitargli all'improvviso. Una sera, Phil stava guardando alla TV nella sua cameretta un cartone animato molto pauroso. Vede che è tutto finto, disse Phil, bevendo il tè e mangiando una ciambella. Proprio in quel momento, la porta della stanza si aprì lentamente, cigolando. Phil trattenne il respiro e, all'improvviso, sulla soglia della sua camera vide i suoi genitori. Fece Phil. Mi avete spaventato e per poco non mi andava di traverso la ciambella. Non aver paura. Vogliamo solo darti una bella notizia. Presto non sarai più solo, tesoro mio. Ora avrai qualcuno con cui giocare. Sì, perché sta per arrivare. Per la gioia, Phil fece un salto sulla sedia. Urrà! Arriva un cagnolino! Un cagnolino? Ma che cosa dici? Chiese la mamma. Oh! Allora avete deciso di regalarmi un gattino? Nonna, niente di tutto questo. Bambino mio, sai, presto avrai una bella sorellina. Dopo quelle parole, Phil ci rimase così male che la ciambella gli andò quasi di traverso. Avete capito? Tutto quel tempo era solo e ad un tratto, bang! Arriva una sorella. Una cosa incredibile! Così in futuro, se avesse sentito dei piccoli passi avvicinarsi alla sua porta, sarebbero stati quelli di sua sorella. Immaginate che scena! Lei sarebbe entrata nella sua stanza, si sarebbe guardata in giro ridacchiando e saltando sul letto avrebbe detto: da oggi questa è la mia stanza, tu puoi anche andartene. Povero Phil! Da quel momento non riuscì più a dormire. Dietro la sua copertina vedeva una terribile sorella. La immaginava mentre faceva a pezzi tutti i suoi giocattoli preferiti, oppure mentre usava i suoi pennelli e colori per fare disegni orribili. La immaginava perfino ingozzarsi con le sue amate ciambelle di semi di papavero. Un incubo! Ma il peggio era che il bambino cominciava a sentirsi completamente inutile. Phil pensava: se la mia sorellina mangia ciambelle, gioca e dipinge ogni giorno come faccio io, non servo più a niente. È finita! Lui sarebbe rimasto fuori casa, sotto la pioggia, abbandonato e tutto solo nella notte. A quel pensiero, Phil non poté resistere. Scoppiò a piangere e corse dai suoi genitori. Papà, mamma, ditemi che mi volete ancora! Tenetemi con voi, vi prego! Era una richiesta così inaspettata che al papà andò di traverso la ciambella. Poi la mamma disse: ma che cosa ti salta in mente? Che stupidaggine stai dicendo? E Phil aggiunse ancora: aiutatemi, non voglio avere una sorella terribile. Farebbe un sacco di danni in casa. Non è meglio se prendiamo un cane o un gattino? Sì, è una buona idea, disse il papà. Hai ragione, Phil, sono d'accordo con te. Un cane potrebbe fare la guardia alla casa, mentre un gatto si renderebbe utile dando la caccia ai topi. E la sua povera sorellina? Adesso rischiava di essere lei quella inutile. Non voglio che mia sorella, disse Phil, guardi sempre i cartoni alla TV. Perché anche noi bambini possiamo renderci utili aiutando i grandi. Bene, come per esempio? Te lo spiego subito, papà. Oggi ho mangiato tutto, non ho sprecato niente. Così non avete dovuto buttare il cibo. Molto bene, bravo. Hai fatto qualcos'altro? Sì, certo. Ho anche aiutato papà a mettere in funzione il mio robot. Quella è la mia specialità. Sì, questo è vero, ammise il papà.
Anche i bambini possono rendersi utili. Allora sarà utile anche una sorellina? Sì, anche lei, certo, disse Phil. Ma dopo la sorellina? Ci sta chiedendo un fratellino? A quelle parole Phil cominciò a fantasticare. Sì, mamma, sarebbe fantastico! I fratelli sono i migliori compagni di giochi. Con loro non ti annoierai mai. Proprio così. Dunque, dunque. Non vedo i cartoni. Dove si saranno nascosti? Diamo inizio alla nostra indagine. 1, 2, 3, io già lo so che i cartoni troverò. Sul microfono tuttiamo e Masha e Orso noi diciamo. Visto com'è semplice? E adesso provateci voi!